Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su Yokai Watch 3. Prima di cominciare la missione di oggi, mi avete detto in molti: AndrewLink, ricordati la missione della torre dell'Illumina Zen. Sì, ho già registrato proprio oggi, stamattina, una piccola parte. Beh, piccola parte, ho registrato tutte le lotte, sono arrivato in cima e c'ero arrivato anche abbastanza carico. Mi mancava giusto uno yokai e un po' di punti salute, però ho perso. Ho perso perché non sapevo che quando uno yokai va KO, anche quando lui ti fa l'attacco 1, 2, 3 stella, io lo chiamo così l'attacco, quando ti fa quell'attacco lì verde, verde, rosso, se hai uno yokai che è andato KO, ma non lo sposti, non lo levi dal campo, anche tu metti gli altri sugli spazi adeguati, lui ti colpisce lo stesso. E quindi ho perso per quel motivo lì. Poi mi ha fatto l'attacco dell'esplosione universale, non mi ricordo neanche come si chiama, che praticamente ti fa restare fermo 95 turni, mi sembra, se ti colpisce, e fa male. Fa male, fa tanto male. Dunque, la missione di oggi mi sembra che lo yokai si chiama Dimentica Rana, non l'ho neanche controllato il suo nome. Però girovagando ho visto che comunque sia si trovava qui. Quindi, praticamente qui c'è una specie di pertugio. Eccolo qua. Si entra qui e si va per Locanda di Ricorda Rana. Quindi non è Dimentica Rana, è Ricorda Rana. Qua c'è anche una mano che ci indica la direzione, certo, perché... Ah, rango S ci vuole addirittura. Quindi è una missione post-game. Che so sono quelle persone lì? Ma cosa c'è? Nulla. Salve, Ricorda Rana. Che piacere rivederti. Non l'ho mai visto. Vuoi fermarti qui? Non è ancora il tuo momento, sei giovane. Nella mia dimora si fermano le ombre dal volto mascherato. Vagano per le fognature, Kra, senza meta alcuna. Se le incontri, perché non provi a parlarci? Ok, quindi mi tocca parlare con queste persone. Mi sembra di averle viste. Si fermano per le fognature, quindi mi toccherà controllare sicuramente tutte quante le fogne di Valdoro. Che bella missione. Vai un po' a cercare un po' tutte quante le fogne ora. Beh, è palese, no? Si fermano per le fogne, quindi devi trovarle. Bene. Le fogne di Valdoro in questo gioco sono molto particolari. Sono molto più piccole, sono sempre tante. Però non sono intricate come in Yokai Watch 2. E lì davvero, ragazzi, c'era da impazzire per riuscire a trovare tutte quante le strade. Quindi, direi di cominciare con quella più vicino. E per quella più vicino intendo quella che mi ricordo. Una dovrebbe essere qua addirittura una. Qua c'era un'entrata una volta. Eccola qui. Vai a Carponi. Spazio segreto. Quindi dovrebbe esserci qualcuno. No. Vedete, tutte quante un corridoio sono diventate. Dovrebbe essere seduto sopra degli scatoloni. Sì, ci sono già stato allora. Perfetto, qui ce n'è un altro. Ma ci sono già stato. E va bene, usciamo. Penso però che i tombini, quelli in cui entrare, siano quelli che trovi con la lente yokai. Mi ricordo dove sono, ma mi ci vuole un po' di tempo a cercarli tutti quanti. Un altro, però, intanto le provo tutte. Un altro era qui dietro alla casa del pesce. Aspetta, qui, eccolo. Però, ok, questo tombino si apre senza problemi, ci puoi entrare tranquillamente. Però attenzione, ah no, c'è il signor dipendente. Che ci fai qua giù nelle fogne? Non dirmi che ti piace quel tipo. Per questo sei qui adesso, ha ragione? Se è così, allora prendi questo, fa parte della mia collezione. Orecchie topolino. E ci sono i gatti. Quel tipo, chi è quel tipo allora? E qui non ci sono mai venuto. Quanto tempo è che mi aspetta? Poi anche a Col di Brezza c'è un'altra entrata. Però forse devo trovare appunto quelle particolari. Oh mio Dio. Oh, forse ci siamo, eh? Non vorrei dire nulla, ma... Quante rispiamo ho trovato? Accidenti. Ok. Ghiaccio e fuoco. Fuoco.
O diamante? Ah no, te la fa semplice. Ah, non c'è nulla, solo, forse solo un oggetto. Peccato. Già mi ero gasato. Vediamo un po' qualcosa che sia valido. Moneta arrugginita. Alla fine dalla moneta arruggita escono sempre le stesse cose, non vale la pena. Ci sono delle fognature però anche a campo fiorito. Ma ripeto ancora una volta, secondo me quelle importanti sono quelle che sono in centro. Secondo me è così, non può essere altrimenti. Ah no, qui esce l'acqua, no? Dove era quel punto? Ah, forse sopra? Ah no, qui, eccole. Qui c'è qualcosa? Che poi ci sono entrato in una di quelle fogne. Hai usato la chiave che ti ho dato? Cosa? Io però so di averle viste quelle persone già, ci sono già entrato nelle fogne e le ho trovate. Devo ricordarmi di preciso dove si entra. Allora, scuola di polizia. Dov'è? Dov'è? Centrale di polizia, no, scuola. Scuola era il film. Allora, un film demenziale, oltretutto. A qui? No, 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 non qui, non qui. Qui si va per il centro commerciale. Centrale di polizia qui dietro. Qui mi sembra che ci sia. Sì, c'è, qui. E ci sono già entrato. I Falskus che mi fanno un po' paura. Ok, perfetto. C'è uno yokai. Ma indovino. Ah, no. Qui c'era Malavo. Qui c'era Malavo, ma è scomparso. Sono tornato un attimo a campo fiorito per vedere questa fogna. Oh, di quelle che mi ricordo prima faccio. Vediamo un po' se c'è qualcuno. C'è uno di questi! E un signore qui che legge, Professor Fogni. Cosa studieremo domani? Ma se cerchi solo questo non riuscirai a trovarlo. Dove potrà mai essere il tombino segreto? E se me lo dici, io ti direi grazie. Buonasera, sono spiacente, ma la lezione di oggi è terminata. Oh, ma tu non sei uno studente, giusto? In tal caso, torna a mezzogiorno. Le lezioni di fognatura del professor Fogni sono così stancanti. Ah, giusto, ho un'informazione speciale da condividere con te. L'entrata segreta per le fognature è da qualche parte in città. Per esempio, una locanda gestita da un certo yokai molto forte e molto gentile. In realtà dovrei essere lì, devo andare. Magari se passi per la locanda ci rivedremo. Basta questo. Ad ogni modo, mi raccomando, tornate dentro per vedere se se n'è andato. E se se n'è andato, vuol dire che la missione, appunto, è partita praticamente. Però mi raccomando, solo di notte. Perché se non la fate di notte, non va bene. C'è una fognatura, in realtà, che io ancora non ho mai aperto e sicuramente lì ci sarà qualcuno. E però devo andare a reclutare un certo yokai che si trova qui. Kanmaus, mi sembra si chiami, serve per aprire una fognatura. E si trova solo qui, a Riva Nord. Una volta recuperato Kanmaus, lo mettete qui appunto yokai e possiamo entrare. Wow, una moto è passata, mi ha stordito proprio. Possiamo entrare qui sotto, ci vuole la trivela di ghiaccio, però comunque sia, almeno possiamo passare e proseguire con la missione. Wow. Ma è pieno di gente, questo che fa? Canta il karaoke, cos'è? Eccolo però! Quando le persone vogliono dimenticare la loro vita vengono qui. Questa è la città del neon, anche se siamo nelle fogne. Tutti gli adulti passano di qui dopo il lavoro. Ah, chi sono? È un segreto. Adesso però devo andare, ricorda Rana mi sta aspettando. Grazie per aver parlato con me. Prego. C'è un po' di gente, sì. E nelle fogne troviamo un pezzo moneta 5 stelle. Ok, ora è prossimo. Dove devo andare ora? Ah, là ci sono Blatter e Sally. Quella è per un'altra missione, però. Un altro che mi ricordo. Forse era in centro. Vicino al centro commerciale, forse ora? Cioè, c'era già centro commerciale, però ora, dato che il centro commerciale è aperto, dovrebbe essere quasi sicuramente lì. Andiamo un po' a vedere. Che poi è quel posto dove si trovava Indecidrago. Che Indecidrago serviva per una missione in Yokai Watch 2.
Dovrebbe essere qua praticamente. Ecco, eccolo, sì. Qui c'è posticino e qui c'è anche un altro tombino dove possiamo entrare e probabilmente. Eccolo, sta qui, coerente yokai. Ah, è questo? No, non è questo quello che cercavo io. Ah, invece è qui, c'è sonno porco sopra il tombino. Oink oink, non si sveglia. Proviamo a spostarlo. Così, davvero? Buh. Ma sonno porco era uno yokai che serviva per una missione? Ah, dove... ah, non ci devo venire di giorno. No, dico, capace ci devo venire di giorno per parlarci. Invece no, è andato via da solo. Niente, distruggiamo anche questi allora. Se avete caldo canno potete anche usare lui invece di Leo Fuoco. Però Leo Fuoco è lo yokai più facile che si trova. Ehi! Scusa, stavo camminando dietro di te. Vorrei essere come gli yokai in questo dipinto. Perché Ushaila si trova qui? Perché l'entrata è sempre stata chiusa? Stavano cercando una via d'uscita? La capisco, è successo anche a me. Anch'io vagavo senza meta. Ma adesso, grazie a te, posso tornare alla locanda. Se mai avrai bisogno di ricordarana, prima o poi ci rivedremo alla tua locanda, giusto? Sì? Ma Ushaila? Chi è Ushaila? Ah! Questo! Qui dietro! Ci sono venuto un sacco di volte qui a prendere l'oggetto, ma non avevo mai visto il... Succede qui? Ah, la musica. Ma c'era anche prima la musica? Ah, però non c'è nessuno qui. Sembra che tu ne sappia di passi di danza, grande. Ma chissà di a lei? Direi che sono pari, no? Ok, sapete che c'è? Ora che mi ricordo. In realtà qui ci sono stato. Ho controllato un attimino i video per vedere se c'è, se ci sono stato. Ci sono stato. E c'era anche uno di quei personaggi, appunto, mascherati. Ma ci ho già parlato. Il problema è che era in un vecchio video che non ho po che poi ho tagliato quella parte, ma ci sono già stato qui. Quindi qui c'è un altro tizio con cui dovete parlare, ovviamente sempre di notte. A via dei fiori. Andiamo a via dei fiori, che qui ce n'è uno pure. C dovrebbe essercene uno nel santuario, vicino al santuario delle volpi? Se non sbaglio. Vediamo un po'. No. Ecco qui dovrebbe. No, qui dietro, eccolo. Sì, c'è, perfetto. Vediamo un po', magari qui troviamo un altro di quei crociati con la maschera. Sì, a dire il vero c'è. Ci sono molte persone qui, a quanto pare. Due. E quanti? Tutti questi problemi, non capisco perché. Poi, ma basta che ce ne metti uno, non puoi comunque passare. Cioè, o ti puoi clippare se usi il TAS, ma non penso che Yokai Watch serva il TAS in questi casi, eh. In questi canali il vento soffia in continuazione. Sono sempre così freschi come una caverna. Davvero rinfrescante. Fa davvero freddo. Forse è meglio tornare alla locanda. Se incontri i miei amici, non dimenticare di salutarli. Bene. Andiamo anche a Scintilla, che qui ce n'è uno. L'abbiamo scoperto proprio all'inizio del gioco, anche se non si poteva vedere in realtà. Non so se era attivato all'inizio del gioco, però so che ce n'è uno. Perfetto, grazie del verde. Cosa? Oddio, questo qua con la scatoletta. Vabbè. Il cofanetto rosso. Non devo aprire il cofanetto. È come lo scrigno di Pandora. Si apre il vaso di Pandora, non lo scrigno. Perché mi sbaglio con queste cose stupide? Lo scrigno di Pandora. Se lo apri, succedono cose brutte. No, non mi sembra che fosse qui il posto designato. Infatti non è. Ma ora che ci penso, non ho mai aperto questo scrigno. Perché non l'ho mai aperto? Ok, stella danzante per tre. Ce ne sono troppe. No, allora era di qua, dietro animazione. Sì, era dietro animazione allora. Per forza, spero. Aiuto. Dinostrugo, grazie che te ne vai. Un altro qui che non ho mai aperto. Biglietto lotteria. Sì, eccolo, perfetto.
Con la lente. Perfetto. E allora non l'avevo ancora aperto. Si può vedere, mi sa, solo con rango S, però. Per questo all'inizio del gioco non ci scendiamo, mi sembra, ma non mi ricordo di preciso. Ci sarà qualcuno qui? Ah, ma... punto d'incontro? Cosa? Ma sembrava la locanda di Ricordarana. Bene, siamo tutti qui, benvenuti! Location perfetta per un incontro ufficiale del club VC, viva le cameriere! Dove si parla liberamente della lodevole professionalità delle cameriere. E non siamo un po' troppi? Non vedete nessuna faccia nuova? Stai dicendo che... impossibile! Dovremmo essere gli unici a conoscenza di questo posto. Che ci siano delle spie? Vogliono chiudere il nostro club, VC! Imperdonabile! Ma quando comincia questa riunione? Io mi siedo, mi fanno male i piedi? Beh, in effetti lì c'è uno. Boh, usciamo e vediamo se è tornato. Cioè, se se n'è andato, no, se è tornato. Da dove torna? Torna alla locanda di Ricordarana. Capace lui, ha sbagliato location, ha visto che era uguale, dice si è unito. Sì, se n'è andato. Quindi ora... perfetto, sempre lo stesso discorso fanno. Senza cascare e poi possiamo andare da Ricordarana. Se ne sono 7, giusto, Ricordarana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfetto, ci sono tutti! Eccoci qua! Cra, che piacere rivederti, ti stavo aspettando. Hai parlato con le ombre del volto mascherato che si fermano qui da me. Ti ringrazio. E per dimostrartelo vorrei che accettassi il mio aiuto, Cra. Ci sono, Cra. Avrei accumulato tanta tensione nelle spalle. Torna a trovarmi e mi allenerò con te. Eccolo. Ah, sei tu. Hai le spalle tese, lascia che ti aiuti. Devi sciogliere questi nodi. La soluzione è sfidarmi. Iniziare battaglia? Ma certo. Molto bene, cominciamo. E la cosa bella è che ho almeno 3 frutti proibiti, quindi se tu accetti i frutti proibiti, caro mio... oh, ce n'ho 2, non 3. Ma pensavo di avercene 3. Eccolo qua. Perfetto. Sei sveglio, bravo. Quanto è forte Ricordarana? Vediamo un po'. Wow! Abbastanza forte. Molto forte, non abbastanza, molto forte. È un rango S e niente male. È un curatore? Per il momento si difende. Non vorrei dover... è un guaritore. È un guaritore. Attacco anche con l'Energy Max, così almeno possiamo fare più danni. Lampa di genio. Ah, non lampo. Oh. Non ho fatto nulla, non ho fatto. Perché? Perché Ricordarana sei un guaritore? Si sposta? O era già spostato? Non ci ho fatto caso. Andiamo con la pistola blaster. Però la pistola può anche farmi uscire il cuore. E se esce il cuore non finisco più di ucciderlo. Ah, ti prego, non uscire il cuore. Non uscire il cuore. Non uscire. Non uscire il cuore. Dannazione. Che poi non puoi neanche annullarlo volendo. Magari metti qui in basso un pulsante e annulla. No. Non puoi neanche farlo. Proviamo un po' con John Pinna. And his name is John Pinna. Perfetto, lo prendiamo. Pressione dall'alto. E anche Dead Cool. Culetto. Ma quanto inappropriato, Luna. In guardia. Non sopravviverai. Vai, sguardo mortale. Non l'ho toccato praticamente. Accidente a te. Annullato. Calma ragazzi, un'ottima occasione. Se gli annulliamo l'Energy Max è un'ottima occasione per fargli... no, si è spostato? Mannaggia la peppa peppante. Ma dai, ma allora...
Lo fai apposta, lo fai? Dillo. Faccio apposta. Cosa ha fatto? Ha fatto un giro lungo per andare a nascondersi, ma per quale ragione? Non c'era motivo, secondo me, di farlo. Madonna, perché sempre sto cuore quando non serve? Quando serve non esce mai, mai! E quando non serve esce sempre. Dillo, Andre Link, il gioco c'è la cottella, Dillo dice, oh, sai che c'è, vai un po' a quel paese, lascio perde. Ma no che mi fa così. Ogni volta, ma dici, succede una volta, succede due, succede tre, succede sempre, no. Posso accettarlo qualche volta, ma no sempre, ogni singola volta. È successo anche altre volte con altri yokai, l'avete visto anche in video. Livello 9, così basso trova questo yokai? Quando l'ho preso non ci pensavo che fosse il livello così basso, invece ora che lo vedo. Ricorda, no, ti viene incontro, meno male. Unisciti a me e coltiva la tua anima, così come fai col tuo corpo. Qua da coltiva, qua ci sarebbe la sfolti, no, da coltiva. Va bene. Ricorda, Rana. Sì, ma stai buonetto, eh. Vuoi rinominarla? Veramente no, vorrei solo ucciderla ora. Ricord, memorio, filoso, o filoso, perché filosofo. E crack. Però quel crack è quando ti rompi le ossa, che senti crack. Non è crack di rana. O crack come droga. Vedo che non ti risparmi in battaglia. Continua a impegnarti. Vienimi a cercare se vuoi divertirti un altro po'. No. No. Non verrò più a cercarti. Volevo solo giusto prenderti per il video. Sai com'è, no? Allora io vado, Kuj. Questo video termina qui finalmente. Abbiamo terminato anche questa missione. Oh, ricorda rana. È preso. E non potrei essere più contento di così, almeno un altro yokai ce lo siamo tolti di turno. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate anche il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!